la vera ricchezza di Garzeno è la sua montagna, e proprio su questo stiamo puntando per poter raccontare una nuova storia di Garzeno, una storia che faccia rima con turismo, perché è vero che il lago di Como ha sulle sue rive i più grandi gioielli che il territorio può offrire, le ville del centro lago, la parte più dinamica e legata al mondo dello sport nell'alto lago di Como, però anche le escursioni nelle sue montagne sono veramente delle chicche imperdibili. E da quel punto di vista Garzeno è un paese molto ricco, perché da Garzeno si snodano molti itinerari che sono al momento battuti soprattutto da turisti stranieri, da turisti svizzeri, tedeschi, ma che hanno sicuramente una grande spendibilità anche per un turismo di prossimità che l'emergenza tra tutti i fattori negativi ci ha invece fatto riscoprire, e che speriamo possa essere una bella direttrice dello sviluppo del nostro territorio. Per questo tutte le iniziative che come amministrazione stiamo mettendo in campo puntano a valorizzare dal punto di vista turistico il territorio, sia dal punto di vista infrastrutturale, per questo appunto questa strada di collegamento all'alpeggio o il progetto di recupero della vecchia caserma del Giovo, sia dal punto di vista invece più legato alla parte comunicativa, alla parte della promozione degli itinerari. È sempre festa, tranquillità. Lavorare qui è come essere in famiglia. Accogliente. Meraviglioso, bello, gente buona. Il nome del mio paese non è tanto grande, ma è molto bello. Non c'è palazzo, non c'è grattacielo, ma è in mezzo alle montagne vicino al cielo. Garzeno è un paese per pochi. Garzeno è comunità, festa, amicizia, comunione, divertimento, perché no? Questa qua è la nostra chiesa parrocchiale, è stato uno dei presepi per rappresentare la piazza di Garzeno. È nata con il primo sacerdote che ho incontrato a 22 anni, lui era appassionato di presepi per lanciare un messaggio, poi di volta in volta diciamo che mi ha preso sempre di più quando poi il sacerdote non c'era più. I primi tempi eravamo una bella squadretta, eravamo anche in oratorio e non in casa. Non ne ho uno preferito. Al momento che li costruisco li preferisco. Cartone, gesso, colla calda e pittura. Sul pronao della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Garzeno. Questa chiesa risale al 1152, quando abbiamo le prime notizie di una chiesa all'interno dell'abitato, uno dei primi monti di Dongo, così era chiamato. Ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è la volta del sagrato, che riporta i quattro dottori della chiesa. È un elemento comune in tutte le parrocchie della valle. L'altro elemento fondamentale è questo portone, che risale al 500, presenta nelle due lunette centrali superiori i Santi Pietro e Paolo, e poi come vedete ci sono degli intagli semplici ma che comunque arricchiscono notevolmente questo portone. Una piccola curiosità, negli anni 60 questo portone era stato oggetto di una valutazione per poi essere messo all'asta e venduto. Fortunatamente è andata male e il portone ce lo siamo tenuto in qualche modo. Questo altare è un altare in marmo policromo, piazzato qui nel 1800, come dice un'iscrizione riportata nella parte posteriore dell'altare. Si dice che l'altare venisse da una chiesa della città di Como e fosse poi appunto stato montato qui nel 1800. La chiesa presenta un altare maggiore, una sola navata e due cappelle con due altari laterali, uno dedicato a Sant'Antonio e l'altro alla Madonna del Rosario, alla quale è anche dedicata la confraternita alla cui faccio parte. Su questo altare vediamo sostanzialmente due grandissimi riquadri che rappresentano due scene bibliche, uno dedicato a San Paolo e l'altro dedicato a San Pietro. Nella parte centrale c'è una crocifissione che fino agli anni 70 era rimasta sostanzialmente coperta, perché al posto appunto di quella crocifissione c'era un quadro che rappresentava la consegna delle chiavi a San Pietro, alla quale appunto la chiesa è dedicata. Nelle prime notizie di questa chiesa, quindi dal 1172, troviamo fin da subito la dedicazione a San Pietro. Con l'erezione in parrocchia di questa chiesa nel 1504, oltre ai Santi Pietro e Paolo c'è anche San Zeno, dedicazione che è stata, sembra, aggiunta posteriormente all'atto di consacrazione.
San Zeno è un santo di Verona, sembra sia stato abbinato ai santi Pietro e Paolo per assonanza con il nome di Garzeno. Su questo altare ci sono due elementi assolutamente degni di nota, sono le due vetrate. La prima rappresenta San Paolo con la spada ed è datata all'inizio del 500, mentre la seconda, che è quella più importante ed è l'elemento più antico conservato all'interno di questa chiesa, è la vetrina policroma di San Pietro, che è stata assemblata nell'ultima decina del 1400, quindi è un elemento sicuramente molto importante ed è il più antico conservato all'interno di questa chiesa. Allora, l'organo che vedete è il risultato finale di una stratificazione stoica. Il primo strumento in questa chiesa c'era già alla fine del Settecento, nel 1780 e qualcosa è attestato un pagamento ai bossi di Bergamo, e il primo organo molto probabilmente stava in navata in una piccola balconata al di sopra dell'attuale confessionale. Nel 1823 i Missaglia di Milano lo spostano su questa cantoria, che viene costruita, è interamente fatta di travi di legno e di castagno, che da allora stanno al loro posto e sono perfettamente sane. Subisce poi lo strumento alcuni ampliamenti, anche a seconda del gusto ottocentesco, fino a che nel 1883 i Manzoni di Bergamo arrivano e aggiungono il corpo dell'organo eco che attualmente suona su questa tastiera qua in basso, e per fare questo spostano in avanti tutto il mobile, tant'è che sul fianco del mobile si vede la giunta di un metro, perché tutto è stato portato in avanti, e danno allo strumento l'attuale fisionomia. Questo è un organo banda ottocentesco.